Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi per la prima volta girerò uno story time. Mi avete richiesto questa tipologia di video, quindi eccomi qua col nuovo anno a provare a fare questo video. E vi ricordo, prima di cominciare, così poi non vi rompo più, di lasciarmi un like di supporto se volete continuare a vedere questa tipologia di video sul mio canale quest'anno. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché mancano veramente pochi iscritti ai 9.000 e la nostra piccola, non so, famiglia, community qua su YouTube si sta allargando sempre di più, quindi io vi ringrazio tantissimo. E detto questo, proviamo a cominciare questo video. Già rido perché non so cosa ne uscirà. Questo è il video su una storia vera, perché volevo raccontarvi anche un pochino di me, me l'avete chiesto più volte, quindi mi metto alla prova. Ed è la storia di come ho dimenticato che stavo col mio ex. Io cambierò i nomi in questa storia, però terrò solo quello di Walter come, diciamo, unico nome giusto perché è consenziente, gli altri non lo so. Mi dispiace, non vi offendete, però veramente se qualcuno di voi che è presente in questa storia non prendetela sul personale, cioè sono cose realmente accadute, io non posso cambiare il passato. Non odio nessuno, voglio bene a tutti quelli presenti in questa storia, quindi vabbè, fa un po' ridere perché non lo so. Allora, partiamo dall'estate del 2014. Io parto per Gabicce Mare, Gabicce è uno dei posti del mio cuore, ci sono andata da quando stavo nel pancione di mia mamma fino a pochi anni fa, poi tra una questione di giorni di ferie, il Covid quest'anno, negli ultimi 2 anni è stato un po' complicato, però è uno dei posti veramente che fa parte di me, è il mio posto del cuore nel mondo, credo. E quindi, niente, parto per Gabicce Mare. Io qua stavo già con un ragazzo che chiameremo Gigi. Io di lui non mi sono dimenticata, non è questo quello che ho dimenticato. Parto per il mare, super convinta, cioè sì, c'era qualche litigio tra me e Gigi ultimamente, però era già tanto che stavo insieme a lui, perché alla fine della fiera erano, oddio, aspettate, nel 2014 io ho fatto 18 anni a dicembre, quindi torniamo indietro, ne avevo 17, 16, 15, era più o meno da quando avevo 15 anni che stavo con questo Gigi, tra tira e molla, normali a quell'età, credo. E quindi parto per il mare, al mare c'è la mia compagnia che avevo conosciuto l'anno prima, quindi niente, serate insieme, avete presente proprio lo stare in spiaggia tutti insieme, con vabbè le bottiglie, a bere, a giocare a carte. Era proprio quel mood bellissimo dell'estate, è una cosa che io amo, stare veramente in riva al mare, fare queste cose. E comunque nella compagnia quell'anno si è aggiunta un'altra persona, che chiameremo Antonio. Guarda che mi spezza, io già sono una che non sa raccontare da... adesso lo ammazzo. Spari! Non sono una di quelle persone che è brava a raccontare da A alla Z con un filo logico, io faccio così a raccontare le cose, quindi già per me è un disagio e voi direte perché ho fatto la scaletta, perché tanto comunque mi confondo. Quindi, ecco, davvero, perché faccio queste cose? Conosco questo Antonio e mi invaghisce un sacco, cioè lui mi piaceva, poi davvero l'estate, il divertimento, quindi era tutto più bello. Finché, vabbè, l'estate finisce e io lascio Gigi per Antonio, perché comunque non sono mai riuscita a tradire, diciamo, e continuare. Quindi nel momento in cui è scattato il primo bacio, io ho chiamato Gigi, anche se è molto brutto, secondo me, al telefono, però capite che la distanza c'era, io cosa facevo? Non potevo far finta che tutto andasse bene, non l'ho lasciato e sono rimasta con questo Antonio. Antonio però non viveva nella mia città, ma viveva in un'altra città. Quindi io torno qua, torno alla mia vita di sempre, torno alla mia compagnia dove tra l'altro usciva Gigi, quindi non immaginate che putiferio, cioè io lo vedevo sempre lì e mi dispiaceva anche un po' per lui, poi dall'altra parte comunque è stata una persona importante per me, quindi no, tutte queste cose un po' da adolescenti anche, se vogliamo metterla così. E quindi niente, io sto con questo Antonio, lui veniva qua nel weekend, io andavo da lui nel weekend, ma era una relazione un po' insipida, ecco, diciamo che era una situazione insipida,
Perché sì, mi piaceva, sì, era quasi più divertente andare nella sua città dove c'erano i miei amici del mare, quindi ricreare un po' quell'atmosfera estiva e portarmela anche durante l'inverno, più che un amarci davvero, perché credo che neanche da parte sua sia mai. Tra le altre cose, io sono una persona che ama essere coccolata, quindi mi mancava anche questa cosa. Mi sentivo anche un po' magari di impiccio, non c'era quella cosa che potevamo vederci sempre. Quando ci vedevamo, dovevamo stare per forza insieme. C'è gente che riesce in queste cose, nelle relazioni a distanza. Io ho capito che proprio non fa per me, per la mia tipo di persona. E quindi niente, la storia va avanti, prosegue un po' alti, un po' bassi, finché a un certo punto io diciamo che non conosco Walter, perché io Walter già lo conoscevo, però non uscivamo insieme, ma dato che nella mia vecchia compagnia c'era il mio ex, che poi ha continuato a essere la mia compagnia per tantissimi anni, non volevo vederlo, diciamo, e la mia migliore amica dell'epoca, che chiameremo Alessia, tra l'altro sono quasi certa che tu stia guardando questo video e credo che anche tu, dopo tutti questi anni che sono passati, ti farai anche tu una grande risata su questa cosa, e dovevo aiutare, diciamo, a passare insieme loro due, no? Sapete quelle cose un po' così che poi io faccio ancora adesso che ho 24 anni, ma tutto bene, tra l'altro è appena successo. Adesso vado avanti, queste saranno altre storie che scoprirete tra tanti, tanti anni. Continuo a perdermi, ok? Inizio a uscire dalla compagnia di Walter. E vi dico la verità, a me Walter cominciava a invaghire, però dall'altra parte avevo comunque la mia migliore amica a cui piaceva. Quindi non mi sembrava giusto. E diciamo che accantonavo quello che sentivo per lasciare spazio a lei. Finché nella mia testa è iniziato a insinuarsi un pensiero, perché comunque vedevo che anche da parte di Walter c'era qualcosa. E tra l'altro un suo amico una sera, questo me lo ricorderò per sempre, è venuto lì a dirmi tipo, comunque secondo me piace a Walter così cos'è, quindi io ho iniziato ad avere la pulce dall'orecchio. E anche qui vedete che al momento mi sono già dimenticata di raccontarvi come stava andando con Antonio. Vabbè, sono un caso perso. Io ero talmente presa da questa situazione, talmente presa dal fatto che mi sentivo in colpa nei confronti della mia amica, però allo stesso tempo Walter mi piaceva e tanto, e avevo anche un ragazzo tra le altre cose, di cui in questo periodo praticamente non c'era traccia. Io ho iniziato ad andare meno da lui comunque veniva da me, ma io diciamo che avevo iniziato ad accantonare un po' la cosa. A un certo punto arriva una sera e questa, cioè, è stata la parte decisiva ed è una parte anche quella più comica, dove Antonio era qua con me e siamo usciti insieme con la compagnia di Walter. La mia amica non c'era assolutamente quella sera e io vado in bagno mentre Walter esce a fumare e a quanto pare esce anche questo Antonio pochi minuti dopo però. Quindi Walter era fuori a fumare con i nostri amici così. Una certa guarda il nostro amico e dice: beh, se se la scopa Antonio, detta proprio, cioè vi dico come sono andate le cose perché sono andate così. E una certa è apparso Antonio che ha sentito tutto e gli ha detto: se se la scopa Antonio, cosa? E lui fa: no, minchia, sono felice, no, sono felice che state insieme così. Dopo questa figuraccia, io intanto ero in bagno in coda e entro nel bagno. Walter entra e va anche lui in bagno, non sapendo che io fossi lì. Nel bagno incontra un suo amico e gli dice: minchia, oh, sai che figura di merda, lo fai fumare? Ha detto: se se la scopa Antonio. E io ero in bagno e ho sentito tutto. Tra l'altro, questo video me lo demonetizzano sicuro perché, vabbè. Comunque, esco dal bagno, apro la porta, lo guardo e mi faccio: se se la scopa Antonio, cosa? E lui scoppia a ridere, io scoppio a ridere, la serata finisce e ciaone. Era ormai praticamente dicembre, forse era anche già dopo il mio compleanno è il 10 dicembre, quindi era molto vicino a Natale. Dopodiché ci sarebbe stato Capodanno e a Capodanno
Il mio ragazzo non ci sarebbe stato, Antonio sarebbe stato via con i suoi amici in montagna e io non ero stata invitata. Non vi dico che questa cosa, cioè, proprio non mi è andata giù, anche perché mi era stato detto non ci sono donne, assolutamente, invece non era vero. E io comunque stavo per organizzare, perché ai tempi facevo la ragazza immagine, sarei dovuta andare alla Prica, mi sembra, a fare immagine. Invece, però, il compleanno di Walter è il 1º gennaio. Adesso lo uccido, vi giuro, a volte Spat comincia a abbaiare e non la smette più. Ecco, mi sono andata a gridare contro Spat e ora ho dimenticato il filo. Ok, era Capodanno e quindi io, sapendo che era il suo compleanno il 1º gennaio, decido di rinunciare ad andare a lavorare e di stare qua a casa per passare il Capodanno con lui, perché comunque ormai si stava creando non un rapporto già di una relazione, qualcosa, ma un rapporto di amicizia, mi pareva brutto comunque non esserci al suo compleanno. Quindi in tutto ciò la mia amica stava uscendo sempre meno con noi, quindi vabbè, le cose stavano andando un po' così, però comunque io mi sentivo in colpa. Quindi andiamo a ballare tutto quanto, bla 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 bla, facciamo serata, tra l'altro dai, era il suo compleanno, ballavamo insieme, ci abbracciavamo, no, non è scattato nessun bacio quella sera, se vi può interessare. E però avevamo capito tutti e due che da parte di entrambi c'era un interesse che andava più in là di un'amicizia, e quindi ho iniziato a partire con tutti i miei viaggi mentali, tutte le mie cose. Arriva gennaio e io mi sono completamente dimenticata che stavo con Antonio. So che, cioè, è difficile da concepire, ma io mi ero completamente dimenticata. Lui era una persona di quelle che se non gli scrivevo io, lui non mi scriveva, quindi nell'effettivo io non gli ho scritto e lui non mi ha scritto. Io non so cosa lui stesse facendo in quel periodo di tempo, ma non mi interessava neanche, ma neanche io, vi giuro, io non mi ricordavo di lui. Mi sono ricordata di lui quando, vabbè, prima andiamo con l'arco temporale. Agli inizi di gennaio noi siamo andati nello stesso bar dove eravamo andati l'altra volta, dove era successa tutta la cosa con Antonio. E eravamo tutti insieme, tutti tra amici. Io dovevo andare a casa, ma chi guidava la macchina non era Walter, quindi io sono andata a prendere le chiavi della macchina di questo suo amico. Sono andata da Walter e gli ho detto portami a casa. E lì è scattato il primo bacio che poi ha portato a tutte le varie conseguenze del caso, nel senso che io mi sentivo in colpa, quindi la prima cosa che ho fatto in realtà è stato scrivere alla mia amica dicendogli guarda, praticamente ancora non è successo niente, però io devo dirtelo, la verità è che io mi sono presa per Walter, che siamo iniziando a costruire qualcosa, che stiamo bene insieme, non sapevo come dirtelo, gli ho scritto so che mi odierai, però cioè io in quel momento ero talmente presa dalla cosa che poi credo di aver preso la strada giusta, poi noi due ci siamo rincontrate anni dopo, siamo tuttora amiche, quindi credo fermamente di aver fatto la scelta giusta allora, ma pochi giorni dopo io devo partire per Parigi. Sì, perché Antonio mi ha regalato un viaggio a Parigi per il mio compleanno e io mi ero dimenticata anche di quello, cioè completamente io avevo cancellato lui e tutto quello che riguardava lui, ma lui non era neanche al corrente che io l'avevo superato senza neanche dirglielo. Però io non volevo partire, ma mio papà ha iniziato, quando si prendono gli impegni si rispettano, quindi tu hai detto che saresti andata, adesso ci vai, tra l'altro non avevo la carta d'identità. Perché in tutto ciò la carta d'identità l'avevo dimenticata a scuola, che dovevo partire per Parigi mesi dopo. Tra l'altro era l'anno dell'attentato a Charlie Hebdo, cioè ogni volta che devo partire io succede qualcosa. Quindi niente, siamo arrivati alla fine della storia perché io per Parigi ci sono partita. Ho fatto quel weekend col mio ex, che cioè, il giorno prima di partire gli ho scritto un messaggio dicendogli guarda, io a Parigi ci vengo, ma ci vengo perché sono stata obbligata da mio padre. Io ti lascio, non stiamo più insieme, partiamo come amici. È stato il viaggio più brutto della mia vita, raga. Cioè, io ho passato 2 giorni così. Chi mi conosce sa che sono estremamente logorroica. Anche voi ormai lo sapete perché i miei video durano un'eternità, non oso neanche immaginare quanto stia durando questo video. E ho passato 2 giorni zitta, se non una volta che mi ha fatto incazzare a livelli psicologici,
stratosferici, perché io ho preso il mio bicchiere di vino, il mio panino, ma ho rovesciato il calice che è andato sul panino che è caduto nella borsa, tutto il vino. Mi è arrivato un urto al cervello, ho gridato per un quarto d'ora che si è girato tutto l'albergo, sembravo una pazza, ma io ero lì, non volevo essere lì, ero nervosa, ero incazzata e volevo solo tornare a casa. E niente, sono tornata da Parigi e ci siamo messi insieme ufficialmente io e Walter. Quindi niente, questa era la storia, l'inizio della relazione tra me e Walter e la parte che fa più ridere però effettivamente è il fatto che io abbia completamente dimenticato che stavo con un'altra persona. Fatemi sapere se anche a voi è successo, se sono io l'unica malata di mente che fa queste cose. Spero di no, cioè spero che a qualcun altro è successo di essere talmente preso da una cosa di dimenticarsi completamente di tutto quello che succedeva al di fuori di essa. Fatemi sapere quindi qua sotto in generale cosa ne pensate, se pensate che io sia pazza oppure no. E noi ci vediamo mercoledì alle 14 con un nuovo video. Ciao!